Oggi voglio parlarvi di un prodotto Netflix molto particolare. The Liberator è una miniserie di guerra, ma soprattutto un prodotto sperimentale che contro ogni mia aspettativa riesce ad essere incredibilmente attuale e richiamare problematiche ben visibili ancora oggi a distanza di quasi 80 anni da quegli eventi. E adesso vi spiego il perché. The Liberator è quindi una serie Netflix uscita d'inizio novembre che colpisce fin da subito per com'è realizzata. State già vedendo accanto a me il trailer in cui si nota subito la scelta stilistica effettuata. Un palese richiamo alle tavole dei fumetti come Watchmen e Sin City, ma ancora più accentuati, i tratti espressivi e caratteriali dei personaggi sono così marcati da dare ancora più profondità emotiva in diverse scene. Inizialmente sono rimasto affascinato dallo stile, ma questo fascino è stato ben presto messo da parte dalla stanchezza che mi provocava guardarlo e la cosa mi stava annoiando, quindi ho sospeso la visione dopo pochi minuti del primo episodio. Infatti questa è una miniserie di 4 episodi dai 45 ai 55 minuti e sebbene abbia abbandonato la visione dopo poco dall'inizio del primo episodio, quando l'ho ripresa in mano non me ne sono staccato più fino alla fine. La stanchezza e noia a guardarlo erano svanite e anzi vorrei vedere altri prodotti realizzati con questo stile visivo così particolare. Alla fine l'ho proprio adorato, lo ammetto, ha dato quel qualcosa in più alla storia, ovviamente non è uno stile di cui abusare, ma deve essere trattato bene ed accostato solo a prodotti che vogliono dare un chiaro segnale di profondità alla loro storia. Infatti in tutto questo la vera protagonista è la storia, una storia vera seppur a tratti romanzata di un reggimento americano, il 157esimo, che per 500 giorni ha condotto diverse campagne di liberazione dai nazi fascisti, prima in Italia, poi in Francia, per finire a Dachau in Germania. Capiamoci bene, 500 giorni di guerra sono quasi un anno e mezzo e bisogna rendersi conto della vera sfida umana alla base di questa impresa di sopravvivenza. La storia è basata sulle gesta del comandante Felix Sparks, a cui viene affidata una squadra ritenuta ingestibile soprattutto se si pensa che lui è un bianco cowboy. I suoi sottoposti sono infatti in maggioranza messicani, nativi americani o figli di immigrati, tra cui italiani e non solo. Una vera sfida che si somma a quella già improba della guerra. Piccolo spoiler, il tenente Felix finirà la guerra come maggiore per poi concludere la sua carriera militare come generale a una stella. Non certo una persona qualunque. Come dicevo, i 4 episodi sono suddivisi nella ricostruzione di diverse e impegnative battaglie, da prima quella di Monte Cassino per poi passare a quella di Anzio, che è stata probabilmente la più devastante per la compagnia, decimandola quasi in toto. Tra le due il nostro Felix è stato ricoverato per una ferita, ma vistosi arrivare il congedo ha disertato per andare a combattere ad Anzio coi suoi uomini. Mi domando in quanti avrebbero fatto la sua scelta in quel momento. Massimo rispetto quindi. E come dicono ad un certo punto della serie, riferendosi a Felix, tu sei un ottimo ufficiale e un buon stratega, ma posso sostituirti. Uno come lui, quando lo trovi, te lo devi tenere stretto. Le successive fermate sono poi sulle Ardenne, dove i nazisti offrono la più strenua resistenza possibile, ad Aschaffenburg e infine nella liberazione del campo di prigionia di Dachau, dove da parte dei suoi uomini ci furono atteggiamenti contrari agli ordini che gli procurarono non pochi grattacapi. Piccolo intermezzo per ricordare di mettere mi piace, iscrivervi al canale attivando la campanellina, condividere questo video e commentare facendomi sapere voi come l'avete trovato e cosa ne pensate. Vi ricordo anche che potete supportare le mie altre attività online come Fantascientificast, maggiori dettagli sono su marcotaddia.net e i vari miei social. Tornando a parlare di The Liberator, si tratta di una storia di guerra, di soldati e di uomini, inteso come genere umano, che come dicevo all'inizio si addice molto al periodo attuale, sebbene possa non apparire palese.
Parliamo di appartenenza agli USA da parte di persone ritenute inferiori da quelle che detenevano il potere, che però ugualmente lottano e si battono per difendere quella nazione e il loro modo di vivere. Le bugie dette dai nazisti alla popolazione per instillare in loro la paura nei militari nemici che stavano per conquistare quei territori. Infine poi la brutalità riversata dalle forze armate naziste sui propri concittadini perché non rispettavano i loro ferrei dettami o non erano puri come loro avrebbero voluto. Tutto questo ai giorni nostri è ascrivibile alla non accettazione e diffidenza dell'immigrato, le fake news e bufale che girano sui vari social network come armi di distrazione di massa e infine la rabbia e l'ostilità verso il diverso, che sia esso religione, orientamento sessuale o banalmente un videogioco online. Una miniserie, quella di The Liberator, disponibile su Netflix, assolutamente da non perdere, che oltre a raccontarci un pezzo di storia molto importante della nostra nazione, ci mette davanti diverse problematiche ancora non risolte che potrebbero, in un vicino futuro, creare notevoli problemi. Una serie particolare, ottimamente realizzata e incredibilmente potente nei toni e nei messaggi che vuole trasmettere, con un dialogo finale tra Felix e Patton che riguarderei e riguarderei. Uno stile visivo, forse non per tutti, ma certamente coinvolgente e ammirevole, con una cura per i dettagli, come per esempio i giusti accenti linguistici, che la rendono ancora più apprezzabile. Perché, vorrei ricordarlo, la differenza tra un'ottima opera e una superba, che verrà ricordata, sta proprio in quei dettagli non primari che il fruitore riesce a catturare senza rendersene conto e che aumentano notevolmente la profondità di una storia già ben narrata e strutturata. Con questo direi che ho detto tutto quello che mi premeva su questa serie e vorrei rivolgere l'ultimo pensiero, oltre a ricordarvi di mettere mi piace, iscrivervi, commentare e condividere, a questo Natale 2020 che certamente non sarà semplice ma che sicuramente sarà migliore di quello che i nostri nonni hanno dovuto affrontare nel 1944. Alla prossima, ciao!